Smart Building, approcci innovativi alla riqualificazione edilizia. Questo il titolo del workshop organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino in collaborazione con Action Group, svoltosi giovedì 5 giugno 2014 presso il Centro Congressi Torino Incontra. L'evento è accreditato dal Consiglio Nazionale degli Architetti per 6 crediti formativi professionali, a valere per il triennio 2014-2016. L'intervento di oggi sarà mirato su quello che è le condizioni di ecosostenibilità della stampa, ovvero sia come l'utilizzo della stampa, che non è propriamente un'attività green, perché sappiamo tutti che inquina alberi e quant'altro, in realtà può essere gestita tramite software o hardware nuovi affinché non sia così di alto impatto ambientale. Lo scopo è un pochettino questo, quindi presentare nuove tecnologie e nuove soluzioni per permettere questo tipo di utilizzo dei device di stampa. Una presentazione di Sistemi Torino. Sistemi Torino è un'azienda che ha 25 anni sul territorio piemontese in primis e comunque italiano in generale. Siamo il principale partner HP del nord-ovest e ci occupiamo della fornitura di soluzioni software in ambito gestionale, in ambito uffici paghe, contabilità, commercialisti e la proposizione di tutto quello che è il portfolio HP, quindi dal tablet fino al sistemi informatici, storage, centrali, data center e quant'altro. E ovviamente plotter, stampanti, workstation, cioè gli argomenti che più interessano, diciamo, coloro che sono presenti a questo convegno. Un commento sul convegno, che cosa rappresenta per voi? Perché avete deciso di partecipare? L'accordo è stato preso in collaborazione con HP, con cui siamo fortemente legati, perché i prodotti, soprattutto HP, sono molto presenti e sicuramente molto interessanti per gli studi tecnici. È il motivo di presentare alcune novità che ci sono sul mercato e di rafforzare un pochettino la vicinanza nostra e del brand agli utenti finali, cosa che negli ultimi anni si era un po' persa. Allora la volontà di essere più vicini, in contatto più diretto.